Я его сейчас, чтобы он водки взял. А морозы били? 80! Я не набал, блядь. Ее вчера порвали, блядь. Se avete visto il video precedente, saprete che di recente sono partito per una missione segreta verso la città più fredda al mondo, Yakutsk, nel bel mezzo della Siberia più profonda. Per riuscire nel mio intento, dovevo passare 4 giorni in treno, sfidando condizioni climatiche proibitive e orde di russi ubriachi. Alla fine del video precedente ci eravamo lasciati proprio mentre stavo cercando di districarmi da una coppia di gentiluomini amorevoli che sembrava intenzionata a picchiarmi. Я вам, блядь, сейчас буду бить ебало. Он очень рад нас видеть. Ed è così che nel cuore della notte sono arrivato a Skovorodino, circa 60 ore dopo la mia partenza da Ulan-Ude, ma con ancora 30 da passarne prima di arrivare a Yakutsk. A Skovorodino sarei dovuto rimanere fermo per un paio d'ore, in quanto qui avrei dovuto fare cambio treno per cominciare a risalire verso nord. Wow! La nightlife di Skovorodino. C'è solo una strada lì che vedo in lontananza che penso porti dalla stazione di Skovorodino fino al centro della città o del villaggio. E c'è solo un bar qui, un caffè, Caffè Zakus, aperto 24 ore su 24. Potrei effettivamente andare a farci visita, quasi quasi. Ho ancora 40 minuti prima di poter salire sul mio treno per la Yakutia. Что у вас есть, ну, еще? А это что? Котлеты домашние. Allora, sto facendo questa colazione inaspettata qui in questo caffè di fianco alla stazione di Skovorodino con delle cotolette di maiale e purè, molto buono devo dire, e anche economico, 150 rubli, vero? Kusna? Da. No. У нас еда вкусная и уютненько здесь кафе. Очень нравится, да, да. E per quanto vorrei rimanere in questo baretto per almeno altre 24 ore, è giunta l'ora di andare a prendere il treno. Adesso non andremo più verso est, come vi ho detto, perché la locomotiva che ci ha portato fin qua, fino a Skovorodino, sta per continuare verso Vladivostok, ma adesso noi andremo verso nord. Adesso sono meno 20 gradi e la temperatura scenderà progressivamente fino ai meno 40 circa previsti a Yakutsk. Ci sono due bottiglie di vodka vuote sotto il tavolo, così a random, ma giuro che non le ho messe io. Ci sono tre linee ferroviarie principali in Siberia. Quella più conosciuta è ovviamente la Transiberiana, che va da Minsk fino a Vladivostok. Ma poi c'è anche un'altra linea ferroviaria che scorre parallela alla Transiberiana e che è la BAM, acronimo per Baikal-Amursk Mainline, che parte dal lago Baikal per arrivare sull'Oceano Pacifico a circa 2000 km a nord di Vladivostok. E poi c'è la terza linea ferroviaria che è era quella sulla quale avrei cominciato a viaggiare da questo momento. Era la Amursk-Yakutsk Railway Line che partiva proprio da Skovorodino per andare verso nord, verso la città più fredda al mondo. La prima fermata sarebbe stata Tinda, proprio nel punto in cui la Amursk-Yakutsk Railway Line incrocia la BAM. Sto cominciando a pensare che questo potrebbe essere effettivamente il treno più schifoso su cui sia mai stato in Russia, devo dire. L'odore è di una schifezza allucinante, è pieno, penso sia pieno di russi grandi e grossi che sono in hangover perché hanno bevuto troppo ieri sera. Il bagno fa schifo, non c'è carta igienica, non c'è un cavolo, non c'è sapone. Domattina devo cambiare carrozza perché quando arriviamo a Tinda verso le 9 ho un altro posto per fare le ultime 24 ore verso Yakutsk. Devo tenere le dita incrociate e sperare che quello sia meglio almeno. Devo resistere 5 ore su questo vagone e dopo vediamo come sarà il prossimo. 6 hours later.
Siamo arrivati a Tinda, ho un'ora di ricreazione qua adesso. Per le ultime 5 ore siamo andati verso nord. Siamo arrivati qui, in quella che è conosciuta e famosa come la capitale della BAM. Una delle tre, a questo punto, linee ferroviarie principali dell'estremo oriente russo. Hanno appena aggiunto un paio di carrozze al treno, alla locomotiva qui a Tinda. E questo è il vagone su cui stiamo per salire. Guardate che bello. Questi sono i colori della bandiera della Sakha, della Yakutia, della Repubblica di Yakutia. Ha due nomi, Yakutia e Sakha. Che figata, vero? Un vagone Yakuto. Questo è in pratica il vagone più freddo del mondo, no? Поехали. Ресторан сразу в той стороне, сразу. Туалеты здесь с двух сторон, туалеты. Кипяточек у нас есть, можете стаканчики взять. А если что, обращайтесь. Да, спасибо большое. Пожалуйста. Con il fatto che non c'erano tante persone sul mio vagone, speravo che almeno questa parte del viaggio sarebbe passata indenne e non sarei stato importunato da russi alcolizzati. Ma la mia speranza si è presto rivelata vana, in quanto nonostante fosse pieno giorno, sono stato avvicinato da un tizio dignitosamente brillo. E questo tizio mi ha confidato che al bar del treno non volevano più vendergli alcol perché a loro detta aveva già passato il limite. Per cui questo tizio era venuto da me con la sua carta di credito a chiedermi con una certa insistenza di prendere la sua carta di credito e andare al bar e comprargli della vodka in pratica. Мне бутылку водки продайте. И все, карту даешь? А пин-коды не будете, да? Ну, возможно. А если будет 19.45. Предпочитайте, что я куплю водку сейчас. С вашей карты сейчас. Я очень. Как хотите, наверное, дешевле, если вы ждете нейрунгри. Да я ничего не жду. Маленькая, да? 0.5. Хорошо. А бренд? Не помните? Ну, без разницы. 0.5 должна быть бутылка. Да, да ладно. Хорошо. Серьезно? Per fortuna a questo punto del viaggio avevo ormai accumulato una certa esperienza e un certo savoir-faire nel gestire omoni russi con un tasso alcolemico nella doppia cifra. Per cui, visto che non avevo tanta voglia di fare brutta figura con la cameriera del treno, ho cercato di mandare la situazione in stallo, cercando di cambiare discorso e guadagnare così tempo. Ma avevo la sensazione che non sarebbe stato facile, in quanto questo tizio era abbastanza insistente ed emanava un'aura minacciosa. Anche se in realtà l'unica cosa minacciosa di sto tizio era il suo alito. Ma tu sei americano? No, io italiano. Italiano? No, no, no. Italiano, però. Italiano? Italiano, però. Però. Ah, nicolia, da ладно. Да, да. Как вас зовут? Евгений. Евгений? Меня зовут Давид. Иваныч, вот он, паскудник мой. А, вы оба в Якутске? Да, алкоголик его. А, а вы? Нет. Иди сюда. Я его сейчас... Ed ecco che in un colpo di scena clamoroso, per cercare di convincermi ad andare a comprare della vodka, si è unito anche il dottor Konstantin Ivanovich, con il quale ho avuto molto piacere a fare conoscenza. Konstantin Ivanovich. Это Konstantin Ivanovich. Я не добавил. Её вчера порвали, блядь. Нахуй, я вот человек, хочу отбрать. Мне не продают уже там нахуй. Из-за тебя, блядь. И тебе пизду, на. Потому что я повезу. Al momento della mia laurea all'Università di Trieste, dove avevo studiato russo per 3 anni, immaginavo che avrei poi potuto usare le mie abilità linguistiche per, che so, fare da interprete nelle più importanti organizzazioni diplomatiche internazionali. E invece eccomi qui, 4 anni più tardi, a sfruttare il fatto che sappia il russo unicamente per cercare di comprendere quello che biascicano ubriaconi russi in treni sperduti in Siberia. Мы вместе с ним работали. Чем вы работаете? Водитель машины, автомобиля. Ты, короче, иди купи, а я сейчас тебе объясню. Все. Хорошо. Sono appena stato avvicinato da un tizio ubriaco che mi ha detto: guarda, non mi vendono più la vodka perché sono troppo ubriaco. Ti do la mia carta, vai tu a comprarmi la vodka. Va bene? Non è una domanda, è un ordine. Io. Sì, certo.
La missione però purtroppo non era andata a buon fine, in quanto mi era stato comunicato che tutto l'alcol acquistato all'interno della carrozza ristorante doveva venire consumato all'interno della carrozza ristorante. Non so se mi avessero detto così semplicemente perché avevano capito le mie intenzioni o meno, ma il problema più grande è che adesso dovevo tornare da Yevgeny a mani vuote e non sapevo come l'avrebbe presa. Они говорят, что нельзя с собой, и во-вторых, только наличными сейчас, потому что связи нет. А водка есть у тебя? А есть только один ресторан вагон на поезде, да? Евгений, мне жалко, что не получилось. Да ты чё, серьезно? Ну, я пытался. Блядь, а как мне жалко то, что не получилось, ты представляешь? Allora, questo era il mio bicchiere d'acqua, come potete vedere. Il tizio qua davanti, che adesso dorme beato, ad un certo punto l'ha guardata, l'ha presa e l'ha bevuta. È stata la più grande power move che abbia mai visto. Che tizio. Dolgo время была первая же. Ну, это вот, кстати. Abbiamo appena passato la stazione di Yakutsky, non Yakutsk, Yakutsky, che è un po' la stazione che segna il confine fra la Oblast di Amur e la Repubblica di Sakha Yakutskia. Siamo finalmente entrati nella regione più fredda del mondo, yuhu! Dopo 2 giorni di viaggio attraverso la Siberia e l'estremo oriente russo, siamo finalmente giunti quasi a destinazione. Abbiamo ancora 20 ore su questo treno prima di arrivare a Yakutsk, la capitale della Yakutia. E guardate un po' lì cosa abbiamo. Abbiamo proprio la stele che indica il confine. Mentre ci addentravamo sempre di più nel territorio della regione più fredda al mondo, un gruppo di ragazzi in fondo al vagone aveva cominciato a mettere la musica a palla, non curanti dei lavoratori onesti che sul treno stavano cercando di riposare, tipo il nostro amico Konstantin Ivanovic. A quel punto ho semplicemente passato le ultime ore della giornata a guardare fuori dal finestrino, con gli occhi puntati sul sole che si avvicinava sempre di più all'orizzonte con il passare delle ore. E poi, una volta fattasi sera, mi sono così diretto alla carrozza ristorante per cenare, consapevole del fatto che la mia dose giornaliera di omoni russi ubriachi l'avevo già ampiamente superata. E così sto aspettando la mia ultima cena sul treno prima di arrivare a Yakutsk. Che figata, wow. Stavo giusto leggendo la pagina Wiki Travel di Yakutsk, in particolare la sezione che parla del treno per arrivare a Yakutsk, e qua dice che after Tinda there are no first class or second class cars, only third class Platzkart. C'è solo la terza classe, quindi Platzkart, su questo treno. And if you are a non-Russian speaking westerner, expect to be stared at and talked about constantly. Здравствуйте. Здравствуйте. Niente, io Davide. Ed è così che finalmente ho realizzato uno degli aspetti principali della mia missione verso Yakutsk, che era quello di incontrare un appartenente al gruppo etnico Yakuto. Non ho potuto fare a meno di invitarlo al mio tavolo, sfruttando anche il fatto che anche lui era molto interessato a sapere che cazzi faceva un italiano dalle sue parti. E ne ho approfittato per farmi insegnare qualche parola in lingua Yakuta e anche per fare qualche domanda nerd sulla linguistica. Давайте я говорю по-русски, и вы переводите на якутском тогда. Меня зовут Давиде, я из Якутии. Меня зовут Давида, мин хакагерит тэнтэм. Я хочу водку. Нет. Это не надо. Язык турк, турки язык, наверное. А вы, например, понимаете что-то, когда татары говорят, турки говорят? Некоторые слова совпадают там. В основном там цифры совпадают, да? Бирикиюш, один, два, три. Например, в Италии у нас очень много как диалекты. Да. Например, если я из севера, я из Венеции, когда человек из Сицилии говорит на своем диалекте, я не понимаю его. Это тоже так в Якутии, так республика большая бывает? Нет, у нас нет такого в основном. Акценты есть. Акценты есть,
E ad un certo punto è entrata nella discussione anche la cameriera del vagone ristorante, che ha cominciato ad elencarmi tutte le temperature minime più basse registrate nella Repubblica di Yakutia nello scorso anno. У нас в прошлом году было минус 60, было. Да замерзали звери на ходу, показывали по телевизору. Посмотри, морозы в прошлом году, 19 января. Вау. Вау. Questa signora mi ha appena dato la lista delle temperature più basse che sono state registrate in Yakutia l'anno scorso. Ho i brividi solo a guardare questo schermo del cellulare qua. Qua dicono meno 63 gradi a Usnera, meno 65 gradi a Oymyakon, che ormai tutti conosciamo, meno 71 a Tomtor e meno 80 gradi a Sordono. Но это неофициально, конечно. Ну как неофициально по телевизору, как неофициально, местная телевизор. È mezzanotte, passata. Siamo arrivati al villaggio di Tommot. Mancano 4 fermate a Yakutsk. E la cosa più incredibile, che non mi sembra ancora vera, è che mancano 10 ore al nostro arrivo alla capitale della Yakutia. La temperatura? Meno 29 gradi. Ed è destinata a scendere ancora nel corso delle prossime 10 ore. Beh raga, l'ultima cosa che mi rimane da fare adesso è darvi l'ultima buonanotte per questo viaggio, perché domattina vi darò di nuovo il buongiorno e poi è finita lì, arriviamo a Yakutsk. Da domani comincerà a fare veramente freddo. A domani raga. Buongiorno da uno dei paesaggi più affascinanti che abbia mai visto in vita mia. Buongiorno dalla Yakutia, dalla regione più fredda al mondo al di fuori dell'Antartico. In realtà non ho avuto internet per le ultime 10 ore, quindi non ho modo di controllare quale sia effettivamente la temperatura, però posso dire che sembra che faccia abbastanza freddo. L'emozione era tanta. Arrivare a Yakutsk era un sogno che avevo fin da quando ero un piccolo boccia, e la sensazione di essere arrivato così vicino, sfidando il freddo estremo e condizioni di trasporto impervie, era indescrivibile. Ma anche una volta arrivato al capolinea del treno, sapevo che non avrei potuto cantare vittoria. Yakutsk si trova sulla sponda nord del fiume Lena, che ha la particolarità di non essere attraversato da alcun tipo di ponte a queste latitudini. Per ovvi motivi, tra l'altro, vi sfido io a costruire un ponte su un fiume che è largo in quel punto 2 chilometri, con le temperature che c'hanno lì. Questo significava che il treno si sarebbe fermato a Nizhny Bestyak, un paesino di 5.000 anime sulla sponda sud del fiume Lena, quella opposta a Yakutsk. Secondo i pochissimi diari di viaggio che avevo trovato online, sarebbe stato possibile attraversare il fiume, ovviamente ghiacciato, con dei mezzi motorizzati, tipo alla Ice Road Truckers, ma non ne avrei potuto avere la certezza fino a quando non sarei arrivato a Nizhny Bestyak. Ci siamo quasi, siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia, ma finalmente queste 60 e qualcosa ore che ho passato sul treno stanno volgendo al termine. Finalmente stiamo per arrivare a Yakutsk, o meglio fino a Nizhny Bestyak, che è dall'altra parte del fiume. Quindi una volta che arriviamo lì a destinazione dovrò cercare di trovare un modo per attraversarlo, sto cavolo di fiume. Vediamo se riesco a farmi dare un passaggio da qualcuno sulla strada, sull'ice road, oppure se c'è un bus. Sarei più che felice di prendere un bus su un cavolo di fiume ghiacciato. Ce l'abbiamo fatta! Da Ulan-Ude, dalla Buryatia, passando per Chita, Zabaykalsky Kraj, Amur Oblast
E siamo arrivati in Якутія, siamo arrivati a Якутськ, dove fa un freddo cane, sono meno 33 gradi centigradi adesso, anche se pensavo peggio. Anzi, non siamo arrivati a Якутськ, siamo arrivati alla stazione di Nizhny Bestiak, che come vi ho detto è dall'altra parte del fiume, che è ghiacciato, quindi adesso dobbiamo entrare nella stazione, andare dall'altra parte e ci saranno dei bus che vi porteranno sul cavolo di fiume ghiacciato per Якутськ. Che figata! Там автобус до Якутска? До этого, до автовокзала. По реке? По реке. О, круто. Хорошо, спасибо. Ага. Спасибо. А есть такси до адреса? А, такси или автобус? На есть такси? Платный автобус? Нет, платно, 500 рублей. 500 рублей? Да. О, так дорого. А есть такси до адреса 600. Ok, prima che il bus se ne vada e ci lasci qui, io vi mostro un attimo cosa abbiamo qua, ovvero la mappa della regione qui. Questa in rosso è segnata la ferrovia che finisce a Nizhny Bestiak, dove siamo adesso, e poi c'è il fiume da attraversare, un fiume gigante, larghissimo, quindi dobbiamo sfruttare il fatto che ghiaccia e prenderemo uno di quei bus lì per arrivare a Якутськ, dall'altra sponda del fiume. Ora andiamo, altrimenti ci lasciano qua e dobbiamo farla a piedi. Мы до адреса. Куда вам? Домой, до дому. Да, но у меня нет дома. Ну куда туда? На улицу. А в автовокзале, там в центре? Нет, нет, это не центр. Мы до центра возим. Сколько? 700 рублей с человека. А сказали 600 на такси, нет? Нет, 700. Окей, allora mi hanno convinto a prendere il taxi al posto del bus, perché costa 700 rubli. Il bus, pensate, costa 500 rubli solo per attraversare un cavolo di fiume ghiacciato. Non c'è più religione. E quindi a questo punto mi conviene prendere il taxi, no? E così sono salito sul taxi, che è poco dopo partito verso la sponda del fiume ghiacciato. Il mio piano era quello di attraversare il fiume, arrivare a Якутськ e solo in un secondo momento mi sarei preoccupato di trovare un hotel. А мост не устроят? Нет, нет. Нет, не планируют. Почему? Не планируют, но еще пока. Окей. Guardate quanto gigante è. Che bestione! Il fiume Liena. Adesso capite perché non sono ancora riusciti a costruirci un cavolo di ponte che lo possa attraversare. E siamo arrivati al punto in cui d'estate normalmente dovremmo scendere dal taxi o dall'autobus e salire sul traghetto per Якутськ. Якутськ che vediamo proprio lì in lontananza. Invece qua, vediamo un po'. E così, per la prima volta nella mia vita, sono su una macchina che sta guidando su un fiume ghiacciato. Ice Ice Baby, Ice Ice Baby, Ice Ice Baby. E pensate che su questa strada viene effettuata manutenzione regolare, quasi ogni giorno spazzano la neve come se fosse una strada normale. Come vedete hanno messo i paletti di segnalazione per delimitare i confini della strada. Prima vedevo cartelli stradali veri e propri che dicevano quanto mancava Якутськ, per esempio. Oppala! Adesso possiamo effettivamente dire che siamo arrivati a Якутськ, che siamo arrivati alla città più fredda del mondo dopo aver attraversato il cavolo di fiume ghiacciato. Прошу, спасибо. До свидания. Ed ecco a voi il Lenin Якуто. Raga, che viaggio! 3 giorni su un treno attraverso la regione più fredda del mondo, al di fuori del continente antartico, ma tanto al polo sud non ci sono i treni, quindi questa è decisamente la regione più fredda del mondo che potevamo attraversare su rotaie, e l'abbiamo fatto! E siamo arrivati fin qui a Якутськ. In ogni caso non è finita qui, perché noi continueremo verso nord, verso est, verso Magadan. Raga, alla prossima!